Poracci, non facciamo i furbetti. Vince chi arriva primo, ma bisogna scrivere il titolo esatto, non vale modificare il commento. Quindi il più rapido è stato Umbriaco de Malavita e la risposta più bella, per continuare con un po' di romanaccio, è stata quella di Riccardo, che scrive Damiano Erfaina catcalling a Fantastica Simulator. Mamma mia che trash. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mentre si fa ordine. Quella di oggi sarà una puntata ordinatissima, perché andremo a mettere a posto la mia collezione di videogiochi. Infatti è passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che vi ho aggiornato sulla crescita e lo stato della mia collezione e oggi, a dicembre 2021, a un passo dal 2022, mi ritrovo ad affrontare il problema più grave di tutti per un collezionista, ovvero ho finito lo spazio. Quindi ho pensato, quale occasione migliore di aggiornare i miei poracci sullo stato della mia collezione e allo stesso tempo fare un po' di ordine per trovare una sistemazione un po' più carina e vivibile. Quindi seguitemi in questo video molto speciale dove andremo a fare il punto della situazione sulla mia collezione di videogiochi, ma al tempo stesso mi raccomando, mentre io qua dalle retrovie metto a posto il quartier generale, voi in prima linea continuate a portare avanti la conquista non violenta di YouTube Italia. Basta un piccolo gesto, lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Allora, questo non sarà un video affatto semplice perché ci sono parecchie cose su cui ragionare. Partiremo dall'angoletto Nintendo, angoletto molto tra virgolette. Cercherò di riorganizzare lo spazio partendo dall'angolo in alto a sinistra, arrivando a quello in basso a destra, seguendo un ordine cronologico secondo l'uscita delle console e al tempo stesso alfabetico per ogni singolo gioco. Sarà una bella sfida e soprattutto l'obiettivo sarà quello di valorizzare ogni singolo sistema Nintendo. Per portare a termine questo compito dovremo affrontare tre grandissimi nemici: la polvere, l'altezza e gli amiibo. Contro la polvere useremo il nostro amico Spolverino, per le altezze useremo la scala, mentre per gli amiibo... Partiamo quindi subito da sopra e cerchiamo di mettere un po' di ordine tra gli scatoloni delle console e liberare soprattutto lo spazio dagli amiibo e pupazzetti vari. Ah, mi raccomando, don't try this at home, perché è una cosa pericolosissima. Brivido, il brivido. L'idea è quella di risparmiare tantissimo spazio, non mettendo più in esposizione tutte le console, ma cercando di trovare un incastro alla Tetris che consenta di ottimizzare lo spazio sullo scaffale. Prima però forse conviene tirare giù tutto dopo aver dato una prima spolverata. Il quantitativo di polvere su questo Super Nintendo Classic Mini la dice lunga sul destino di queste console e soprattutto mi ricorda che purtroppo una delle poche console che ancora non ho in collezione è il Super Nintendo originale, cui spero di riuscire a rimediare il prossimo anno. Il canale più sporco di tutta YouTube Italia, il mio. Come fanno gli altri a non avere la polvere? Non è possibile, non sto sbagliando. Bellissima Limited di Link's Awakening, tra l'altro uno dei primi unboxing che mi ha fatto un bel po' di visualizzazioni, ma solo perché non è mai arrivata in Nord America e quindi penso che il mio video fatto malissimo se lo siano visto gli americani curiosi di sapere com'era questa Limited e quindi sono diventato famoso grazie a Link's Awakening, tanta roba. La bellissima Limited di Breath of the Wild, tra l'altro andremo a ricomporre un angolino Zelda degno di questo nome per celebrare i 35 anni della serie. La scatola del DS Lite, tanta roba, non l'unico DS che ho, purtroppo non ho tutti i DS. I controlleroni del Nintendo Switch Online, anche questi li troveremo una sistemazione adatta. Figures di Zelda prese in Giappone da me personalmente. Il leggerissimo Wii U, l'edizione più brutta che la storia dell'umanità ricordi, quello è venuto in mente, e il mio cellulare ha 10 volte tanto la memoria interna, vabbè, questo è un altro discorso, e impolveratissimo Nintendo 64, che oggi costicchia, 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 la regina delle console, il GameCube. Mi manca quindi il Super Nintendo Classic, il Virtual Boy, chissà se lo recupererò prima o poi,
E mi sa che ci siamo con le console Nintendo. Mancano tante portatili, ma questa è un'altra storia. Spolverare, abbiamo spolverato e ora mettiamo in ordine. Non ho risparmiato nulla, è uguale a prima. È più disordinato di prima, perfetto, perfetto, ottimo lavoro. Molte delle limited che ora sono state posizionate qua sopra le ho spostate dal ripiano sopra la mia postazione di lavoro, che anche quello è stato rimesso a lucido, spolverando il tutto e riorganizzando lo spazio. Vi risparmio tutto il processo di risistemazione ed eccoci finalmente al lavoro finito su questa zona secondaria. Che ve ne pare? A me sembra tutto molto più ordinato, direi un bel successo. Ma torniamo alla zona principale. Questi due ripiani bassi in realtà saranno fondamentali, ma vanno completamente liberati perché abbiamo scatolame vario di accessori, riviste dei primi anni 2000, in particolare Cube, la rivista non ufficiale GameCube, e anche una PlayStation 4 ancora collegata al televisore. Quindi l'idea è quella di spostare la PlayStation 4 qua sotto, togliere questi ultimi giochi del Super Nintendo e portarli sopra e liberare così spazio per gli acquisti futuri. Sposteremo tutto questo scatolame vario e gli Amiibo in un'altra libreria più piccola, più compatta, e lasceremo spazio insomma qua per console portatili o futuri acquisti. Andiamo! Vi presento i lavori già finiti. In questo mobile, dove gli scompartimenti sono irregolari, ho piazzato accessori, controller, guide strategiche e il full set della rivista Cube, oltre che qualche gioco PC Big Box e non. Sotto al televisore a tubo catodico, la console Xbox ha lasciato il posto alla libreria Xbox Classic 360, con le ultime rimanenze Sega. Vado sempre orgogliosissimo della mia copia europea di Shenmue, ma a parte questo mi è rimasto poco altro del Dreamcast e del Game Gear. Nel mobile a sinistra della postazione lavoro ho posizionato provvisoriamente gli Amiibo in esposizione, ma la cosa buona è che avanza tanto spazio in tutti gli scompartimenti, il che significa che continuando a mantenere un certo ordine potrò organizzare razionalmente la mia collezione senza problemi di spazio. C'è un ultimo angolino però da affrontare prima di tornare nella zona principale. Un altro angolo super problematico è quello di PlayStation, che mi dovrò proprio reinventare perché anche qua inizia a finire lo spazio. Però sostanzialmente la zona console la lascerò invariata perché tutto sommato penso sia difficile poter fare di meglio, mentre per quanto riguarda le disposizioni dei giochi ci possiamo lavorare molto, anche perché per esempio questo scaffale PSP è sostanzialmente inutilizzato in altezza e insomma secondo me un po' di spazio riusciamo a ricavarlo, senza contare il casino che c'è là sotto dove devo togliere tanta roba, decidere che fare con queste console e soprattutto fare ordine, ma quello per forza. Quello posso spiegare. Posso spiegare, sì sì. Un bel salto in avanti di qualche ora e beh, direi che me la sono cavata. Ora inizia però la parte difficile: disporre nuovamente tutti i giochi Nintendo secondo un criterio che mi permetta di espandere in futuro la collezione. Ora come ora non c'è posto. L'idea è quella di utilizzare di più lo spazio in verticale per compattare le singole collezioni e occupare le mensole anche in altezza. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito e dopo ore e ore di intensissimo lavoro non vedo l'ora di farvi vedere come è messa la mia collezione e inizierei dall'angolino sopra la postazione di lavoro. Sopra la postazione da lavoro abbiamo quindi console e limited troppo grandi per essere messe altrove. L'angolino PlayStation rimane tale, ma ora è molto più ordinato. Gli Amiibo occupano provvisoriamente quello che prima era lo spazio Xbox, che ora è stato traslato sotto alla vecchia televisione. E infine questa libreria con spazi irregolari è diventata una sorta di jolly per accessori, controller e gadget vari. Ma l'angolo Nintendo invece, ora, com'è messo? Ed eccoci finalmente al mio orgoglio, la parte più importante. Lo spazio è stato reimmaginato completamente, sono super fiero del risultato. Non solo perché adesso sembra tutto più compatto e tutto molto più in ordine, ma soprattutto perché siamo riusciti a ricavare dello spazio libero, ancora inutilizzato. E così significa che ancora almeno per un anno, si spera, avrò spazio dove mettere eventuali nuovi acquisti. Sono riuscito anche a tenere fede a quello che avevo intenzione di fare, ovvero mantenere più o meno un ordine concettuale in tutta quella che è la collezione, partendo in alto dalle console in ordine cronologico, a cui seguono vari accessori,
qualche console portatile, qualche limited Switch che non sapevo dove mettere. C'è anche l'angolino di Zelda, anche se adesso è molto più compatto e meno appariscente. Diciamo che adesso la collezione è meno da esposizione, viene dato meno spazio a pezzi singoli, ma secondo me fa più effetto nel suo complesso. E poi in quest'ultima sezione abbiamo sostanzialmente un sacco di limited Switch che non sapevo dove mettere. Quanto è figo l'artwork di Shin Megami Tensei 5, promosso a pieni voti, e altre limited di Zelda. E poi sotto invece, per quanto riguarda i videogiochi, anche qua in ordine cronologico, si parte dal NES, prima Boxed, poi Loose, poi si passa al Super Nintendo, abbiamo Nintendo 64, qualcosa di Jap del Nintendo 64, qualcosa di Jap del Super Nintendo, si passa al Game Boy, si passa anche al gioco più bello di Super Mario che sia mai stato creato, poi ha un po' di Jap di GameCube, le pochissime cose che ho del Game Boy Color, e poi invece si passa al Game Boy Advance, messo tutto bello in ordine, ci sono anche i due Game & Watch, e poi vabbè, il fiore all'occhiello della mia collezione, anche se non è vastissima, il mitico GameCube, ma più che altro perché è una console che odoro e adoro, e niente, per ora riesco ancora a valorizzarla al massimo, mettendola tutta quanta in orizzontale. Purtroppo sarà molto difficile farla crescere in modo drastico, visto quanto costa ormai collezionare per GameCube. Passando sotto, quest'area non ha avuto modifiche, perché Wii e Wii U sono rimasti invariati. Una grande rivoluzione c'è stata invece nella zona del DS e 3DS, perché ora sono stati messi in verticale, risparmiando così molto spazio e guadagnandone in compattezza, e mi ha permesso anche di mettere le varie limited tutte quante nella stessa zona. E poi abbiamo la corposissima collezione Switch, che ormai è arrivata a più di 50 titoli, ordinata su due piani, insomma, secondo me ci sta. E poi per finire abbiamo lo spazio vuoto, dove chissà cosa ci andrà a finire. Non so se verranno messe altre console o altri giochi, o se sarò costretto a traslare parte della collezione, ma di questo sono estremamente fiero. Poracci, questo era tutto per il video di oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere di cosa ne pensate della mia collezione del 2021 e soprattutto di come l'ho sistemata. Fatemi sapere poi se anche voi avete avuto delle disavventure nel mettere a posto tutto quello che avete accumulato nel corso degli anni, e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima live o al prossimo video, che sarà di sicuro domani. Voi, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Collezione, Michele 2021. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Guardate che non è affatto una cosa semplice, non è che uno schiocca le dita e si risolve tutto quanto. Oh, ma cosa è successo? Ah, era semplice.